this morning on the wrong side of the bed. Parliamo oggi di Legacy, The Testament of Duke de Crécy, titolo edito da Portal e ideato da Michiel Hendricks. Si tratta di un gioco di carte nel quale i partecipanti sono chiamati in qualità di capostipiti di una generazione a costruire una rete di contatti grazie a matrimoni combinati nell'arco delle tre generazioni successive. Voi siete il capostipite della generazione, avete la possibilità di scegliere se essere un uomo o una donna e prendete immediatamente le risorse corrispondenti. Simuliamo una partita in solitaria, le regole per il multigiocatore sono poco differenti. In questo caso prendete 6 carte amici. Le carte amici, come vedete, ritraggono sempre una figura illustrativa, una professione, una nazionalità, sono poi elementi utili per l'interazione fra le varie carte, un numero in alto che è il costo per organizzare un matrimonio con loro, quindi se sono uomini c'è sempre un costo perché la propria figlia che si sposa con loro deve portare una dote, se sono invece donne in genere hanno, per esempio in questo caso ne abbiamo una sola, mettiamo in genere portano una dote, in altri casi invece portano a loro volta dei costi. Per esempio in questo caso per esempio, porta una dote, vedete, di 3. Ogni carta poi nel momento in cui si sposa, adesso lo vedremo, porta degli effetti. Comunque in questo caso dicevamo abbiamo 6 carte da prendere, poi abbiamo 2 punti da segnare in questa traccia. Vediamo adesso la scheda giocatore. La scheda giocatore porta diversi spazi e gli spazi sono, diciamo, si riferiscono al tipo di azioni che possono essere compiute durante la mossa. Adesso vedremo anche questo. Uno degli spazi invece che gli ultimi due settori sono invece riservati alle due scale. Questa è la scala che tiene traccia delle capacità economiche e l'altra è la traccia che tiene invece conto del proprio prestigio e incide sui punti. Come vedremo, questa traccia è importante perché nel corso del gioco in più occasioni si ricevono delle vendite e le vendite sono pari al numero che si è raggiunto in questa traccia. Quindi in questo caso il personaggio ci dà la possibilità di avere 2 punti in questa traccia, inoltre ci dà 5 monete, a loro volta sono delle carte, e inoltre ci dà questo segnalino. Questi sono segnalini che consentono di svolgere un'azione specifica di quel colore. Adesso vedremo cosa significa. Quindi all'inizio della partita noi riceviamo questo materiale. Vediamo di collocare 5 carte a disposizione di tutti e iniziamo a questo punto a giocare. Questa che vedete è un elemento scenico che è contenuto all'interno della scatola, è una lettera che il Duca de Crécy vi ha lasciato per istruirvi su come bisogna comportarsi per riuscire a ottenere il massimo prestigio. Allora, dicevamo, all'interno di ogni turno, all'inizio di ogni turno, vedete qua c'è una scala, c'è una traccia che ripercorre lo sviluppo del gioco. Il gioco si sviluppa attraverso 9 turni di gioco. All'interno di ogni turno ai giocatori sono attribuiti 2 segnalini azione, quindi in totale i giocatori possono compiere 18 azioni normalmente. Inoltre, come abbiamo visto, per esempio, in questo caso ha ottenuto un'azione omaggio e ci sono altre possibilità di ottenere azione omaggio nel corso del gioco, quindi se ne potrà svolgere un numero maggiore. Inoltre la traccia tiene conto anche di quelli che sono gli eventi che si verificano, quindi ci sono attribuzioni di denari, ci sono attribuzioni di punti e così via. Ultima cosa, la traccia è divisa in tre settori che corrispondono all'attivazione delle tre generazioni. Ossia, come vedremo, quando io mi sposo, nascono immediatamente dei bambini e questi diventano grandi al passare della generazione. Detto questo, vediamo quali sono le azioni disponibili. Sulla propria scheda abbiamo già detto che le azioni sono 4. Le azioni sulla propria scheda possono essere scelte in qualsiasi momento, anche se ne è già scelta in quel turno una. Quindi è possibile anche svolgere 2 azioni uguali in quel turno. La prima principale azione è questa, cioè sposarsi o organizzare un matrimonio.
sposarsi, quindi ipotizziamo che noi mettiamo il nostro segnalino proprio su questa e svolgiamo l'azione corrispondente. Quindi scegliamo un personaggio donna tra quelli che avevamo e automaticamente provvediamo a svolgere la relativa azione. Per esempio, in questo caso prendiamo questo personaggio, vedete questa donna, ha un costo di 1 sposarsi con lei, è Pauline, l'editrice di giornali. Ci sposiamo, paghiamo una moneta, dove è il mio 5 e prendo 4 monete di resto. E vediamo di collocare qua le nostre carte a disposizione. Eccole. E svolgo anche le azioni corrispondenti. Quindi lei mi attribuisce due personaggi che sceglierò tra quelli disponibili qua, per esempio vado un po' a caso. E inoltre mi dà un punto prestigio che aggiorno nella mia scheda. Eccolo. Ed infine mi attribuisce anche un segnalino rosso omaggio. Questa è la prima azione possibile. Nel momento stesso in cui ci si sposa, automaticamente si pesca una carta per il figlio. In questo caso il figlio viene messo sul lato bambino, in questo momento vuol dire che non si potrà sposare immediatamente, potremo soltanto eventualmente organizzare i matrimoni per lui. Fatto questo, passiamo all'azione successiva. È possibile, tra l'altro, pescando che nasca un maschio e una femmina o che succedano degli eventi particolari. A volte ci sono anche delle complicazioni, per cui il bambino purtroppo è perduto. Avevamo a disposizione dei segnalini omaggio, quindi in questo caso possiamo anche svolgere azioni di quel tipo. Comunque, diciamo, la prima è questa. La seconda azione è quella di avere un altro bambino. Quindi, se la piazziamo in questo punto, pescheremo immediatamente una nuova carta e la collocheremo qui a fianco. Terzo tipo di azione è chiedere denaro agli amici. Una semplice richiesta di denaro agli amici porta due monete, perdendo un punto vittoria porta tre monete, prendendo un punto vittoria e una carta amico, quattro monete. È possibile poi invece andare alla ricerca di nuovi amici, cioè di nuove carte. È importante avere un certo numero per migliorare le possibilità e le combinazioni nel corso del gioco. Pagando nulla si ottiene una carta, pagando una moneta si ottengono due carte amico, tre monete, due monete e tre carte amico. Queste sono le azioni sulla propria scheda. Inoltre ci sono le azioni qua sul tabellone. Sono a loro volta 5. Con le azioni gialle è possibile acquisire un titolo o contribuire alla comunità. In genere queste azioni hanno un costo in denaro e in amicizie e portano dei benefit. Per esempio, in questo caso mettiamo che noi decidiamo di svolgere l'azione grazie all'azione omaggio e acquisiamo la carta conte. Il nostro personaggio è diventato un conte. Per farlo paghiamo le 4 monete che avevamo residue e due carte personaggio. Per esempio queste. Le scartiamo e siamo diventati conti. Questo vuol dire che possiamo aumentare di 2 il nostro prestigio e di 1 la nostra capacità economica. Poi a questo punto possiamo per esempio svolgere anche l'altra azione omaggio che abbiamo avuto. In questo caso iniziare una missione. Si scarta una carta, come vedete, per poterla svolgere e si pesca una carta missione. Questa carta ci dà dei requisiti da adempiere per poter avere una ricompensa. In questo caso avere almeno due scienziati nella propria famiglia. Gli scienziati sono le carte che hanno questo simbolino. Si paga una moneta alla banca e si ottengono 3 punti vittoria, potendo pescare fra le 10 carte successive, tenendo tutti gli scienziati che si ottengono, quindi una carta obiettivo che si svolge nel corso del gioco. Tra l'altro, a proposito, vi dico anche che all'inizio della partita ogni giocatore riceve una sua specie di carta obiettivo, che è per esempio una di questo tipo, e a sua volta le carte obiettivo indicano dei requisiti che devono essere adempiuti per ottenere un determinato punteggio. Per esempio, in questo caso si prenderà a fine partita 9 punti vittoria se si hanno almeno 8 carte personaggio in mano. Carta è segreta, rimane nascosta. Chiudiamo il nostro giro con l'ultima azione e mettiamo che in questo caso ci rivolgiamo al dottore della fertilità. In questo caso si pagano due monete, ipotizziamo
di averle avute, in questo caso non le abbiamo, ipotizziamo di averle avute, si paga anche una carta personaggio e si possono pescare due ulteriori figli. Il massimo dei figli che può avere una coppia sono tre, quindi per questa generazione non potrò più utilizzare quell'azione lì. Le ultime due azioni disponibili, giusto per completare il giro, sono comprare una casa. Al costo di 3 monete e una carta personaggio si acquista una dimora più confortevole per loro e si ottengono in cambio 2 punti prestigio che si inseriscono nella propria scheda. Oppure si può iniziare una operazione commerciale spendendo 2 carte personaggio e 1 punto vittoria. In questo caso si ottiene immediatamente 1 punto nella scala delle capacità economiche. Comunque, il turno è finito, procediamo e otteniamo denari corrispondenti a quanto avevamo nella nostra scheda, quindi delle capacità economiche, quindi 3 denari, quindi si procede con l'attribuzione di 2 nuovi gettoni azione. In questo caso, per esempio, procedo a sposare, a programmare il matrimonio di uno dei miei figli e in questo caso, poiché il figlio è ancora piccolo, il matrimonio è solo programmato, non ha subito effetto, quindi non nascono ovviamente subito i figli. In questo caso non farò altro che mettere la carta con la testa girata verso il basso e dovrò pagare o ottenere quella che è la dote indicata, in questo caso quindi 3 monete. Per capire come funziona la cosa, ancora programmo un nuovo matrimonio, in questo caso con questo personaggio, colloco la carta a testa in giù ancora, pago questa volta 2 monete e ho completato in questo modo le 2 azioni disponibili. A questo punto procedo ancora, ottengo nuovamente la vendita sempre di 3 monete e quindi ottengo punti vittoria per i punti prestigio che avevo nella mia scheda, in questo caso 3, quindi avanzo di 3 nella graduatoria dei punti vittoria. Inoltre ottengo 1 punto vittoria per ogni figlio che ho avuto in questa generazione, che è la mia prima generazione successiva. Quindi ne ho 3 e prendo 3 punti vittoria. A questo punto passo alla nuova generazione. Per prima cosa ottengo casualmente un gettone azione omaggio, quindi i figli crescono, si girano tutti i figli e vediamo che essendo cresciuti vengono. A questo punto hanno luogo i matrimoni che avevo programmato, quindi in questo caso questo matrimonio mi dà l'effetto corrispondente, cioè avanzo di 1 nella scala economica e ottengo un gettone rosso. Inoltre, automaticamente la coppia ha un figlio, questo sempre piccolo, col quale potrò programmare il matrimonio ancora. In quest'altro caso, giro, la si sposa a sua volta, dà la possibilità a questa carta di prendere una carta omaggio tra queste, però perdo 1 punto prestigio perché questa è una cortigiana. Quindi giro la carta, in questo caso tengo una bambina che, come vedremo quando diventerà grande, ha un bel sorriso e quindi mi dà un bonus per una determinata azione. E così via, questo il gioco procede in questo modo, nel corso della partita si ottengono punti con varie modalità, combinando principalmente gli effetti delle carte. Adesso non l'abbiamo visti moltissimo, però la cosa diciamo è molto. Gli effetti delle carte sono spesso molto intricati perché danno dei bonus legati, per esempio, alla presenza di altre carte dello stesso tipo in quella famiglia, come questa che dà una moneta in più per ogni altro artigiano presente nella famiglia. Così questa, per esempio, dà 1 punto vittoria in più per ogni altro scrittore presente nella famiglia e così via. Altre volte ci sono bonus legati alle nazionalità e così via. E la cosa poi incide anche, si interseca anche con gli effetti poi delle missioni. Questo è un po' un gioco interessante, questa è un po' una spolverata generale delle regole. Spero di aver fatto piacere, così come è piaciuto a me il gioco. Un saluto a tutti, alla prossima con Legacy, Testamento degli Ultimi Regressi.